C'è una cosa che ci piace, imbatterci in luoghi meno turistici e lasciare pezzi di cuore in giro per il mondo. E ovviamente mangiare. Sedetevi comodi perché questo video sarà tutta una scoperta. Sarà grande contro la mia faccia, eh? Dopo aver visto Istanbul, l'antica capitale ottomana, aver lasciato le montagne, siamo arrivati sulla costa turca. Praticamente questo posto, se non lo cercate su internet, non sapete neanche che esiste, perché è sullo stradone, dietro una curva, non si vede neanche, c'è un cartello piccolissimo e poi c'è l'ingresso. Tra l'altro anche parcheggiare non è facilissimo. Allora Paolo non ci credeva, io invece lo sapevo che c'era. Queste sono le rovine dell'antica città di Antandros. Non le abbiamo ancora viste, quindi non prendete per oro colato quello che sto dicendo. In ogni caso, siamo ancora nel distretto di Balıkesir Edremit e laggiù c'è anche una persona, quindi qualcosa c'è. Io la sicurezza. Ma era anche un simpatico ragazzo che, nonostante il sito fosse completamente gratuito, ha avuto piacere di accompagnarci qua e là e farci scoprire ciò che magari noi non avremmo nemmeno mai notato. Okay, tutte le stanze, perfetto. Bellissimo. Adesso che ci sono le mosaici. Allora spiegano le cose. Ok, bagno Paolo, la mamma. Ok, bello. Thank you. Bye. Per essere delle rovine gratuite non erano male, soprattutto molto bello che abbiamo potuto vedere i mosaici. Alla fine non c'era quasi niente da vedere, no? Però mi ha ricordato quando ero piccolina che giocavo tipo a fare la piccola esploratrice. All'epoca io ero in fissa con gli antichi egizi e se c'era un po' di sabbia per terra, niente, mi immaginavo le piramidi. Le piramidi della sabbia. Quindi alla fine anche in questi posticini qui è bello, no? Scoprire un po' di storia antica. Ma questa esplorazione ci ha messo fame, è mattino presto, e c'è in Turchia una cosa che si fa al mattino ed è molto molto tipica e famosa, che è la... colazione, ovviamente. Allora, forse tra tutti questi ristoranti specializzati in colazione, siamo riusciti a trovarne uno che potrebbe fare al caso nostro. Ci va un quarto d'ora per raggiungerlo, mettiamoci in moto. Maria. Fa caldo in Turchia. Freddo, ragazzi. Ho mandato Sara a controllare perché il posto è questo qui. Però vogliamo controllare solo che facciano ancora la colazione e che sia aperto. Aspettiamo che ci dia la risposta. Dove è andata? Se vuoi metterti al caldo, ti ha messo quella cosa lì, quella sedia lì. Vabbè, mettiti qui, mi metto lì. Allora, per riscaldarci anche, siamo venuti in questo localino e c'è la stufetta, adesso ci hanno già servito il tè, il chai. Per averlo con lo zucchero, senza zucchero, insomma. Come vedete, poi è molto particolare, ci sono un sacco di cose un po' antiche, ma sono molto carino. Stanno lavorando alacremente per loro. Allora, non si capisce niente. Parlano in turco. Loro non parlano inglese. È arrivato questo signore che ci parla, ma noi non capiamo. L'altro gli risponde, probabilmente le ha detto: guarda che non capisco niente, ma lui continua a parlarci, ma noi non capiamo. È tutto pittoresco questa. Una situazione un po' strana. Però speriamo abbia capito anche di fare una colazione, non due, perché portano una marea di roba. Vedremo. Orda. Cosa vuoi? Mi ha detto che posso dare una mano. C'è la della zia. Noi non capiamo una parola di turco. Non c'è problema. Io ho paura di tutto ciò che potrebbe arrivare su questa tavola perché hanno tirato fuori qualcosa come 50 piatti. Da quel che abbiamo visto stanno facendo delle patatine fritte. Una cosa che non ho capito cosa sia: melanzane rosse. Peperoni rossi. Olive, poi c'hanno un'altra roba che stanno facendo, i pomodori in quella pentolona enorme. Cosa sta facendo? Prendo un gozleme, che è praticamente una specie di piadina ripiena con, dovrebbe avere delle erbette, del formaggio. Chiederemo, useremo translate, ragazzi, perché dovremmo anche capire che cosa mangiamo, no? Va bello, qua c'è anche il calciobalilla laggiù dietro, una sedia dondolo, un divano del 1800 tipo, un poggiapiedi di quelli che fra un po' sembra La Bella e la Bestia, manca solo più che le tazzine iniziano a ballare da sola, qui siamo a posto. È troppo amaro. Comunque, allora, qua una cosa che mi piace è che è un po' più piccolo rispetto a quei cubi di zucchero.
però che trovavamo altrove. Questo è umano, caino, via. E poi? E poi è incartato. Non lo metto oltre, non lo mettono qua dentro. Il top è la carta igienica sul tavolo. Se l'ho usata per pulire il coltello, probabilmente affila anche un po', dovremmo portare anche noi. Basta che non sia usata. Meraviglia! Ma no, queste patatine fritte. Oh, non trovo. Ci ha curato anche buon appetito. Oh, vabbè, ragazzi. E bom. Allora, c'è di tutto. Verdura, formaggi, salse, marmellate fatte in casa, olive, il... Gosleme, i burek, cigar, le patatine, il pane, il tè, le uova, questo è altro formaggio, ci ha portato anche l'acqua, questo è il salamino per Paolo, e pomodori. Buon pranzo, altro che buona colazione. Ah, e qui un panetto intero di burro. Madonna, raga, sto male. No, questo è un pancake. Ah, questi mini burek sono buonissimi. Assaggiati. Ma c'è un pancake eccezionale. Scusate, sta pulendo intanto la pentola dietro. Questi. Comunque vorrei dire una cosa. Se il prezzo di tutto ciò, l'ho capito bene, dovrebbe essere 200 lire, quindi 6,25 euro al cambio. E allora ci hanno messo tipo mezz'ora a prepararlo solo per noi. L'equivalente di quanto in Italia si paga per prendere un croissant dalla vetrinetta. È vero che c'è tutto un passaggio dietro, ok, però lodevole. È un caffè. Questo è un caffè. Sì, non questo, mangiare il secondo tè. Sulla porzione c'è anche il pane. Sì. Allora, questo è un formaggio che abbiamo visto un po' di giorni fa nel Gran Bazar di Istanbul. No, aspetta un po', questo è una pasta diversa poi. Non credo. Grazie che rubi il mio. E mo come faccio a sapere se è uguale? È buono. Non sono come i nostri, ma sono molto molto buoni. Questo sa tipo di emmental. Non lo so, assaggiare. E questo sì. È un po' più delicato. Buono. Giustamente no. Sara mi ha fatto notare che abbiamo la marmellata. Che andrebbe con i formaggi, forse. Anche questa, amore. Questo è miele, che cos'è? Non lo so. Questa è buonissima. Questo? No, non so di cosa siano. Quello probabilmente miele. È più scura. Fichi. Ah, fichi. Ma buona, cavolo. Voglio vivere da questa signora ogni giorno. Comunque è da notare che è completo, perché hai la verdura, hai la carne, le proteine, altre proteine, il dolce, patatine, mi sembra un bastardo mai, altri pomodori. Ah, ma c'è tutto. C'è tutto. È a posto fino a cena. Non so se c'è un ordine per mangiare queste cose. No. Noi stiamo andando un po' a caso. Credo siano peperoni. Questo è un salamino piccante. Buono sto salamino. Molto buono. L'ultima cosa che manca è questo patè di uova. Patè? Pasticcio. No, è buono. Eli Fatma. Evet. Okay. Memnun oldum. Az şekerli, orta şekerli. Basso. Si dice. Ok. Prendiamo pure il caffè, ragazzi. Senza zucchero. Comunque, sempre se l'ho dato San Google. No, veramente. Che ci aiuta. Senti, vado a dar da mangiare al gatto, va. Perché noi abbiamo mangiato, ma abbiamo anche due animali da sfavare. Vado e torno. Non ho capito perché quest'acqua nel... Vabbè. Meglio o peggio del nostro? No, a me piace di più l'italiano. Sara è pure stata assunta. Non ce la faccio, ragazzi, far per me. Alla fin fine sono stati 200 lire turche per la colazione, che sono circa 3 euro a persona, quindi in Italia sarebbe un caffè e un croissant, più 50 lire, che sono un euro e qualche, per il caffè, due caffè che sì. Volevamo provare, quindi ci sta. In più considerate che ci ha portato l'acqua, poi non l'abbiamo presa. Ah, è vero, sì, vabbè, comunque ci ha portato d'ogni sorta in più. Doveva essere una colazione, ma per noi è stato pranzo, perché io fino a stasera almeno non voglio ingerire nulla. Confermiamo ancora una volta, vogliamo sapere se a voi piace, fatecelo sapere nei commenti se l'avete mai assaggiato il caffè turco. Purtroppo a me piace di più l'italiano, quel pastoso che non, a me non va giù. E adesso ci sposteremo nella prossima tappa, un po' insolita, perché non so quanta gente ci vada.
Ciao super cagnetti! Allora, c'è da dire che comunque questi cagnetti sono tutti bravi. E anche con Olimpia prima si sono comportati bene. La maggior parte ha il microchip, comunque hanno il collare, quindi sono controllati, insomma, però ce n'è tanti. Ma detto ciò... Ehi, va! Ero piccolino io! Allora, siamo arrivati sull'isola di Kunda, che è una delle... mi devi proprio leccare dappertutto, vabbè. È una delle 23 isolette di questo arcipelago che si trova di fronte al paesino di... Kunda! No, a... Yakunda! Dai, a Vialik, ai Valik. Vabbè. E adesso andiamo a vedere questo paesino che in realtà pare avere un carattere un po' greco ancora. Sì, talmente noiosa che seppur messa a terra. Dai! Che basilio! Ero così noiosa, ragazzi. No, spero di no. Tu cosa dici? Era noiosa oppure no? Ma ho smesso comunque di parlare io, ho smesso anche la mitragliatrice. C'era una barchetta. Sembro. Ah, va bene. No, c'era un altro. Perché sta piovendo, oltre ad avere le pecore dietro. Che pecore? Ah! Abbiamo ormai il comitato di benvenute. Ci portate con noi fino al paese? Siamo su. Bravi. 20 minuti a piedi con loro che strombettano. Il problema di questo... sì, c'hai ragione. Il problema di questo, della Turchia durante l'inverno, è che il meteo è ballerino. Si è passato da 45 gradi che c'erano stamattina, no, 25 erano tutti, a fa freddo e piove. Noi comunque andiamo e vi portiamo a vedere la città. Anche perché dobbiamo ancora digerire. Per fortuna poi abbiamo scoperto, grazie alla gente del posto, che questo isolotto in realtà si chiama Isola di Kunda e non Kunda. Perdonateci, ma fidatevi, è davvero davvero carino. Posso? Noi non abbiamo foto così belle e professionali al nostro matrimonio. Ho lasciato Sara 3 secondi. Ciao, ma certamente! Okay, vedete un gatto. Ciao. C'è anche risposte, ciao! Mi ricorda un paesino che avevamo visto in Francia, quello là con le rose, te lo ricordi? Forse non era in Francia. Però ricorda molto dei paesini francesi, più che greci. È veramente inaspettato, anche se c'è da dire che molte di queste case sono hotel, però sono tenute molto bene, sono molto belle e credo siano anche molto antiche alcune. Sì, penso di sì. Secondo Sara, Google Sara, quindi mette tutto... Ho sbagliato, aspetta, appunto, devo girare ancora, giro il cono. Davanti a noi c'è l'isola di Lesbo. Noi siamo qua, questa è l'isola greca. E perché vi dicevamo che quest'isola ha un sacco di caratteristiche greche? Perché qui, tanti anni fa, ci fu il dominio greco, appunto, quindi ha mantenuto un pochino il carattere dell'epoca. Oltre a qualche elemento architettonico come quel mulino là sopra, che in realtà è un 3 in 1, nel senso che c'è il mulino, c'è una vecchia chiesa, all'interno di questa vecchia chiesa sconsacrata pare che ci sia una caffetteria che fa anche libreria. 4 in 1 in realtà. Non sai contare. Noi siamo solo in 2, uno deve riprendere, quindi tocca solo a Sara fare l'angioletto. Io facevo sempre l'angioletto nelle orecchie dell'asilo. Non c'è che mi goccia in testa. Comunque la cosa bella della Turchia è che non hanno vasi, ma utilizzano tutti questi riciclati, cartoni, latte di vernice, quello dell'olio, penso sia dell'olio. Sì, anche perché qua sull'isola ci sono un sacco di ulivi, e tant'è che è una grandissima produttrice di olio. Comunque a differenza di quello che abbiamo detto, questa qua penso sia la parte... non di hotel, infatti sono un po' tenute peggio. Questo se non fa qualcosa a breve vieni tu. Questo secondo me tanti anni fa era veramente una bella casetta. Una cosa che mi ha notato è che in questa via tutte le case hanno anche là, qui tra l'altro ne ha pure 2, di casettine per gli uccelli. Poi ci sono qua e là anche alcuni dettagli particolari. Una colonia di gatti e cani qua che fa impressione. Comunque una cosa bella dopo circa una settimana che siamo qui è che oltre che freddo, è freddo si trova abbastanza facilmente dove parcheggiare e dove dormire in libera. Questa era una nostra preoccupazione, perché quando avevamo iniziato a guardare i parcheggi in giro sembrava che fosse più difficile, invece non sembra esserci grossi sì, problemi. Sì, soprattutto ci stiamo sentendo proprio super al sicuro. Cioè, non c'è stato mai un momento, ma neanche in Istanbul città, dove se dici
potrebbe succedere qualcosa da un momento all'altro. Ci sono stati qualche cagnetto tipo ieri sera che ha abbaiato, però sì, dopo una certa ora spariscono tutti e c'è un silenzio assurdo. E un'altra cosa, quando canta al mattino non si sente. Ma sì, ma non è che canta il gallo. No, quando il muazzin chiama per chiamare i fedeli a pregare, stranamente non si sente rispetto agli altri paesi arabi dove eravamo, dove era veramente a volte sai come quando ci sono le campane fisse, no? Comunque abbiamo dei vicini che hanno il camper più sporco del nostro, mi sto vergognando meno. Quanto affetto, oh, quanto affetto, Limpietta, quanto affetto, quanto sei più grande della mia faccia, come facciamo? Piccolo, ci amo, sei venuto solo per le coccole. Se l'isola di Kunda era molto bella, anche la città davanti di Ayvalık è molto molto carina, colorata. Questo è un villaggetto ovviamente di pescatori, una zona che d'estate è molto molto più turistica, però comunque anche adesso con tutte queste casine, tutte dipinte, ognuna di un colore diverso, ha un suo fascino, non so perché. L'unica cosa è che se venite a gennaio, tira... dovete camminare saltellando per non avere freddo. È il vento il problema, c'è un vento gelido. E anche un'aria irrespirabile, non so per qual motivo da quando abbiamo lasciato Istanbul c'è un'aria di bruciato. Buongiorno! No, that's enough. I don't go anymore. Sorry, we don't speak Turkish. I speak English, that's fine. Yeah, I'm from Canada. La signora canadese, che parlava perfettamente inglese, tutto nel canadese, ci ha spiegato che tutte le case qui sono tutte antiche del 1800, sono tenute benissimo ed effettivamente c'ha ragione. Stupendo questo posto. Sì, e ci ha confermato che effettivamente qui d'estate è pieno, pieno, pieno di gente. E di gatti, ovviamente. Magna, magna, solo a te, gli altri no perché sono cattivi. Cercavamo giusto giusto il pane e lo vendono lì nella macchina. Andiamo a vedere cosa. Oh, che bello il maggiolino arancione laggiù. Comunque il vero motivo per cui siamo venuti a Ayvalık è un altro, perché vogliamo andare in un bar, uno a scaldarci perché sennò non ce la fa più. Non ce la faccio più, lo giuro, sto male, non ce la faccio. Un bar molto 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 curioso. Come si sta bene? Sempre vicino alla sua. Ah, che bellezza! Allora, ragazzi, eravamo venuti qua per assaggiare il koruk, che è un succo tipico di vino, che fa di vino, buonanotte, sì, di uva. Di uva, vabbè, abbiate pazienza. Però lo fanno solo d'estate, quindi niente, ci prendiamo un tè caldo, va benissimo così, perché abbiamo bisogno di scaldarci, intanto ci godiamo questa atmosfera, in questo che è il bar del diavoletto. Io no, ma tu vieni da solo. Ciao. Mi è sporcata tutta, neanche sacchettino mi sporca così tanto. La herciola. E tu sei forse un diavoletto? Sei tutto rotto. Ma cosa succede? Perché c'era questo ragazzino che aveva tirato delle pietre alle zie, alle signore, mentre stavano cucinando, e loro avevano urlato diavolo, no? E quindi da quel momento è stato soprannominato così. Questo bar adesso continua ad avere un po' questo nome. Ma io posso andare in giro così adesso? Un diavoletto, quando sei altro anche te. Ma c'è un altro. Cosino. È andato. Vedi? Ciao, ma ci sei anche tu? Piccolo. Club di fancazzisti. Molto bello questo locale, abbiamo fatto benissimo perché ci siamo scaldati, ci siamo bevuti un tè caldo che alla fine è costato 10 lire turche, che al cambio sono 30 centesimi circa. Allora, dopo che il gatto si è strusciato dappertutto, dopo che siamo tornati al camper, abbiamo dato da mangiare al nostro gatto, ci è venuto un barlume, no? Di così, di dire vabbè, senti, questo video è iniziato mangiando, terminiamolo anche qua mangiando, no? Perché qua ad Ayvalık c'è una cosa tipica, che è il toast. Allora siamo tornati indietro e adesso abbiamo ordinato due toast insieme. Allora, ci ha portato questi, che io li ho mangiati, non parlavo perché piccano tantissimo, e questa roba qui che Sara voleva provare tantissimo. Sì, perché loro mangiano bevendo l'Iran, che è uno yogurt. E allora chi siamo noi per non provarlo? Posso? Vai. Perché smorza il piccante. Ah, madonna, smorza tantissimo. C'è un fine mezzo di formaggio, praticamente. Ah, ma è buono il formaggio. Ma quello della raclette.
Comunque ragazzi, è una grande quanto la mia faccia, Ma i colori allora sono molto uguali. Sotto c'è di forma di pomodoro, nel mio c'era andato giù, c'è anche la carne. Ah, mi fa ridere che è una specie di mercato coperto questo, e vendono tutti la stessa cosa, tutti allo stesso prezzo, e tu entri e tutti urlano, no? Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Allora il nostro ragazzo parla inglese, ma il vicino sì, no? Allora gli ha detto puoi venire, tu gli fa no, hanno scelto te, quindi io che la vedi te. Allora abbiamo preso Google Translate. Comunque è perfetto, almeno qua a un primo sguardo così, tra tutto ciò che abbiamo mangiato in questo video. E alla fine è una cucina che accontenta ogni tipo di palato, perché noi, insomma, io non mangio la carne e sono riuscita a mangiare veramente un sacco di cose. Diciamo che forse una persona vegana può avere un po' più di problemi, ma anche celiaci. Anche celiaci, esatto, sì. Più che altro per farsi comprendere, per essere sicuri. Un po' lo stesso problema che avevamo riscontrato in Africa, no? In Marocco, in Senegal e così via. Per tutti gli altri, insomma, ragazzi, buon appetito. Sazi, siamo sazi. Visitare, abbiamo visitato, insomma, quanto abbiamo speso per tutto ciò? In totale 240 lire turche, che sono 7,50 euro. E noi ora siamo tornati sul van, ci rimettiamo in moto, ma prima ci facciamo un buon caffè italiano. Meglio o peggio del nostro? No, a me piace di più l'italiano. E poi è tempo appunto di ripartire, ci saranno un sacco di cose da scoprire, da vedere, da curiosare. Speriamo di avervi a bordo con noi e ci vediamo nella prossima puntata.